Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come tratto le pentole in ghisa non smaltata, in particolare il wok, e poi faremo assieme alcune ricette gustose, ma soprattutto veloci da preparare, perché questa particolare pentola nasce per cottura a temperature elevate che si concludono poi in pochissimi minuti. Di conseguenza sarà perfetta quando avrete poco tempo. La prima cosa che dobbiamo fare quando acquistiamo una pentola in ghisa in generale, non solo il wok, è quello di lavarla con acqua calda e una spazzolina a setole dure. Io sto usando il mio sapone solido, quello che faccio con l'olio esausto della frittura, voi usate il sapone da cucina che utilizzate normalmente. Diamo una bella passata energica con la spazzolina e poi sciacquiamo bene, mi raccomando, sempre con acqua bella calda. Dopodiché dobbiamo asciugare attentamente nella parte interna e in quella esterna con un asciugamano, e quando sarà completamente asciutto andiamo a fare quella che viene chiamata generalmente la stagionatura. Quindi andiamo sul fornello, mettiamo abbondante olio, io sto usando quello di arachide perché francamente non è il caso di sprecare quello di oliva, e poi portiamo a temperatura altissima fino a quando fumerà l'olio e lo spargiamo bene anche sui bordi in alto. Andiamo avanti 2-3 minuti in questo modo. Poi spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare completamente l'olio. Eliminiamo tutto quello in eccesso, possiamo eventualmente anche usarlo sempre per fare il nostro sapone solido, e con della carta assorbente togliamo l'eccedenza ulteriore. Andiamo nuovamente sotto acqua bella calda del rubinetto con un pochino di sapone, laviamo molto bene. Asciughiamo accuratamente il nostro wok, la nostra padella in ghisa, e lo riponiamo nell'armadietto delle pentole. Questo procedimento vale per la prima volta, poi cambierà leggermente, ma nel frattempo lo dobbiamo usare, e quindi ricette. Adesso si va su dall'orto a prendere qualcosina di buono da spadellare. Facciamo il riso al vapore senza la vaporiera, facilmente. Sciacquiamo un paio di volte con acqua fredda una tazza e mezza di riso varietà Thai Bonnet, e l'acqua che rimane degli sciacqui la usiamo per annaffiare le nostre piante. Poi mettiamo in una casseruola piccola 3 tazze di acqua e un pizzico di sale grosso. Ricordiamo che la proporzione corretta è per una tazza di riso una tazza e mezza di acqua. Copriamo con un coperchio, che è meglio se ha lo sfiatino piccolo, e lasciamo cuocere su fiamma media fino a quando il riso avrà assorbito completamente tutta l'acqua. Ancora caldo, condiamo con un filo di olio e i semi di sesamo, mi raccomando, che devono essere tostati. Dividiamo i nostri broccoli in cimette, eliminiamo la parte di mezzo delle foglie e laviamo tutto accuratamente, sgoccioliamo e poi lessiamo per 2 minuti al massimo in abbondante acqua salata. Questo consentirà ai broccoli di mantenere un verde brillantissimo. Portiamo a temperatura molto alta velocemente l'olio in modo da non bruciare l'aglio e aggiungiamo subito la carne. Cuociamo sempre su fiamma particolarmente vivace per non più di 3-4 minuti, altrimenti la carne diventerà dura. E alla fine aggiungiamo i nostri broccoli, insaporiamo con la salsa di soia, un pizzico di sale e se gradite anche di pepe, e diamo una bella mescolata, poi siamo già pronti.
Ricordiamo di non lasciare mai degli alimenti nelle pentole in ghisa non smaltata, perché altrimenti prendono sapore di ferro. Poi cerchiamo di lavarle subito o comunque di non lasciarle bagnate per troppo tempo. Laviamo con acqua calda e sapone e, nel caso abbiano un poco di ruggine, aggiungiamo mezzo cucchiaio di bicarbonato. Sfreghiamo energicamente con la spazzolina da piatti a setole dure, sciacquiamo abbondantemente, asciughiamo accuratamente e infine ungiamo con un leggerissimo strato di olio e asciughiamo con carta da cucina prima di riporla nel suo armadietto. Affetta per il lungo allo spessore di un paio di millimetri le carote dopo averle spuntate. Poi fai delle losanghe. La cipolla invece va semplicemente affettata, ma non troppo sottile. Tu puoi usare qualsiasi verdura che hai o che ti piace, ma la cosa fondamentale è ricordarsi di mettere in acqua a temperatura ambiente gli gnocchi la sera prima per farli reidratare, perché hanno bisogno di almeno 12 ore di ammollo. Portiamo a bollore abbondante acqua salata e prepariamo le verdure di condimento. Temperatura della fiamma altissima e appena si fanno le bollicine li buttiamo dentro le nostre verdure. Poi le facciamo saltare mescolandole poco in modo che si faccia anche magari quel pochino di crosticina golosissima, anzi goloserrima. Quando le verdure saranno pronte, lessiamo per non più di un minuto e mezzo gli gnocchi nell'acqua a bollore. Poi li scoliamo con una ramina e li mettiamo direttamente nel condimento aggiungendo un filo di olio. Facciamo insaporire su fiamma sempre bella alta e siamo pronti per gustarli. E se volete dare un ultimo tocco, il pepe di Sichuan, una bella grattata, ci sta proprio bene. L'olio è ben caldo, mettiamo dentro i nostri friggitelli lavati e asciugati, senza magari schizzarli se riuscite come me. Come tutte le pentole in ghisa, anche il wok è adattissimo alla frittura perché ha un'ottima conduzione del calore, quindi vi potete anche permettere di tenere la fiamma leggermente più bassa del solito per risparmiare un po' di gas o di corrente e avere comunque un'eccezionale frittura. Se avete paura degli schizzi, sarà sufficiente in cottura andare a coprire leggermente. Cambiare colore, sono pronti e li sgoccioliamo bene 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 benissimo. Ricordiamo di lasciare un pochino di sfiato quando mettiamo il coperchio. Questo è un sacchetto di plastica normalissimo con dentro della farina di riso. Prendiamo le nostre sarde o quello che abbiamo da impanare pulite e sciacquate e le mettiamo tutte dentro. Chiudiamo bene il sacchetto e andiamo a shakerare. Scrolliamo bene e il risultato è perfetto. Potete ovviamente fare la panatura anche con della farina zero normale, ma con la farina di riso vi verranno molto più croccanti. Il bello del wok è che con una superficie inferiore alla base dà un buon surriscaldamento e poi avete però una grande superficie sopra per poter mettere la roba fritta, quindi è molto molto pratico. Per le sardine ovviamente serve un minuto al massimo, perché sennò dopo diventano gommose e non va bene.
spolvoratorio un pochino di sesamo, dà un po' lo scrocchiariello, e a questo punto scegliete quello che volete, lo tuffate qua dentro ed è tanta bontà, buonissimo. Osteria, se piccante la sarsina. I friggitelli non cercate di infarinarli prima, perché tanto la superficie è talmente liscia che non otterrete risultato. Eccezionale. E con quest'ultimo piattino, grazie per aver guardato il video e essere stati con me. Vi ricordo che su questo canale ci sono due contenuti a settimana. Ciao!